Benvenuto. Buongiorno a tutti. Presidente, prima di sederci e di iniziare la nostra chiacchierata, il Festival di Wired, questo Festival di Wired è dedicato alla bellezza. L'idea è che la bellezza dell'Italia è il nostro bene più prezioso e che attraverso l'innovazione tecnologica questa bellezza noi possiamo portarla nel XXI secolo. C'è una persona che, insomma, negli anni passati, ma fino all'ultimo, ha combattuto per la bellezza del nostro paese, l'ha difesa, l'ha promossa e ci ha fatto sentire di essere orgogliosi un po' di più di essere italiani. Ieri ci ha lasciato il presidente emerito Carlo Azeglio Ciampi, a cui dedichiamo un ricordo. Prego. Posso aggiungere, direttore? Prego. Nel pensare a Ciampi a Firenze, mi ha autorizzato il sindaco Nardella a farlo non soltanto in ricordo del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio, del Ministro dell'Economia, del Governatore della Banca d'Italia, ma anche di una stagione particolare della vita di questa città, perché Ciampi è stato Presidente del Consiglio per un anno, dall'aprile del 93 al maggio del 94, ha preso il testimone da Giuliano Amato e l'ha data a Berlusconi, al primo governo Berlusconi. A Firenze, in quel periodo, Ciampi non fece mancare la sua affettuosa vicinanza nel momento forse più duro della storia fiorentina, quando qui, a proposito di bellezza, a 300 metri da qui, la mafia mise una bomba sotto gli Uffizi in via dei Giorgofili. Io vorrei che anche a nome della comunità fiorentina lo ricordassimo per quel momento di reazione forte che abbiamo avuto e che ci ha segnato, oltre naturalmente al Presidente. È stato. Prego, ci possiamo accomodare. Allora, Presidente, il libro che citavo prima, appunto, è scritto da Ross, che ho avuto il piacere di incontrare qualche tempo fa, e a mia domanda, ma i governi sono pronti ad affrontare l'innovazione? Lui mi ha risposto semplicemente no. È vero che oggi, come siamo, insomma, che il sistema pubblico in generale, non parlo solamente dell'Italia, parlo un po' in tutto il mondo, fa fatica a stare dietro all'innovazione tecnologica, forse più che in passato? Sì, è vero. È vero, perché l'innovazione è molto più forte di prima. Cioè, tu non fai in tempo a girarti che il futuro che c'era prima è già finito. Credo che il modello dell'innovazione per me continui a essere gli Stati Uniti, con tutto rispetto naturalmente per ciò che avviene da Singapore a Alibaba, a grandi esperienze sparse per il mondo, perché poi vai a scoprire che il primo sistema di pagamento elettronico via cellulare l'hanno inventato in Africa, e quindi ci sono esperienze di innovazioni varie, ma io continuo a pensare che i più all'avanguardia di tutti siano gli americani. Bene, Presidente Obama, G7, quest'anno in Giappone, apre la discussione lui e dice, scusate, nelle discussioni quelle informali, ma voi fate bene a discutere del rapporto tra taxi e Uber. Stavamo discutendo di come i sindaci devono disciplinare, tema complesso, perché io ho la licenza, sì, però il mio servizio è in un certo modo, io ho l'applicazione, voglio essere messo in condizione di innovare. E Obama dice, non faremo in tempo a finire questa discussione, che già le macchine senza autista, le driverless car, saranno già pronte e sviluppate sul nostro territorio. Allora, a domanda esplicita, i governi sono pronti ad affrontare le questioni dell'innovazione? Io dico, è difficile, al momento si fa una grandissima fatica, quello che è importante è far passare il messaggio che non è una questione da addetti ai lavori, non è una questione solo per i tecnocrati, per i tecnici. Noi ne parliamo, c'è qui Paolo Barberis e tanti altri amici, Antonio Campodall'Orto sta facendo un grande lavoro in Rai su questo. Noi abbiamo bisogno di cambiare la testa, cioè questo sistema, il telefonino diventerà sempre di più il mio ufficio comunale mobile.
La mia banca lo è già nei fatti. Il sistema di pagamento. Allora, o tu fai un, vorrei trovare una parola semplice, un sistema che sia il più semplice possibile, e per essere semplice bisogna essere complicati, perché ci vuole tanta fatica per essere semplici, oppure non saremo mai innovativi. Ci stiamo provando, alcuni esempi funzionano, altri no. Io non so quanti di voi conoscono il sistema di dichiarazione telematica dei redditi in Italia. Siamo partiti 2 anni fa, adesso 1,9 milioni, 2 milioni di persone vanno in automatico senza passare né dal commercialista né da un CAF. Però sono 2 milioni. Fatturazione elettronica sta piano piano partendo. Ma come se ne esce? Cioè, aspettiamo il ricambio generazionale in maniera cinica, oppure, non lo so, pensiamo a uno switch off, cioè alcuni servizi solo sul digitale? Secondo me l'idea dello switch off è comunque un elemento, cioè arriverà un giorno in cui dovrei dire da domani stop. Ovviamente cosa succede con le burocrazie? Fatta la legge, trovato l'inganno. Arrivano 15 giorni prima della fine e ti dicono, però io non ce la faccio. L'unico metodo che io conosco in questo campo è spostare sempre, ogni giorno, un po' più in là l'asticella degli obiettivi. Lo chiamerei il metodo Sergei Bubka, che per noi vecchiotti... Oh, io mi sono emozionato quando ho incontrato Bubka a Rio de Janeiro. Era quello che tutte le volte faceva il record di salto con l'asta e tutte le volte faceva un centimetro in più. Lo accusavano di farlo per tenere viva lui è 5,98, 5,99, 6,01, lo accusavano di farlo perché voleva tenere viva la suspense. Io credo che fosse il desiderio di dare sempre un pezzettino alla volta. Per essere chiari, chi vi viene a proporre adesso faccio il grande piano per la digitalizzazione del paese vi sta prendendo in giro. L'unico modo che noi abbiamo è di spostare ogni giorno un po' più in là il traguardo delle aspettative. Fisco, dichiarazione telematica, pagamenti digitali, il PIN unico, lo SPID, tutte sigle e acronimi che ci portano poco lontano. Ma la sintesi finale è che dobbiamo cambiare la mentalità partendo da cose concrete. Se facciamo lo spiegone, il disegnone complessivo, non facciamo in tempo a spiegarlo a tutti che è già cambiata la tecnologia e siamo già rimasti indietro. Però vecchiotti no. Quanti anni hai? 38. Vabbè, ormai inizia a avere la tua età anche te, eh? No, 41 io, sicché. La scommessa, direttore, poi naturalmente parte dal coding alle scuole elementari. Certo. Perché bisogna anche ragionare di questo. Bisogna prendere atto che i nostri ragazzi più piccoli... Cioè io, con i miei figli, il mio rapporto è che sono totalmente digitali, molto più di me. Cioè, in vacanza mia figlia mi ha preso l'iPad, mi ha cambiato il codice, mi ha messo l'impronta digitale che io evitavo accuratamente di avere e mi ha riempito l'iPad di applicazioni. Nel modo più naturale possibile. Perché l'applicazione, a noi richiede applicazione, l'applicazione è una banalità totale. Però questa è una grandissima sfida per la politica, perché ti impone di tenere il passo e quindi occorre che in particolar modo tramite il servizio pubblico, come stiamo facendo, aiutiamo le persone che vengono da una che sono un po' più anziane di noi ad appassionarsi a questo e raccontare le potenzialità, le possibilità, sapendo anche che in questa meraviglia che è l'innovazione, come sempre ci sono cose meravigliose e c'è anche tanta schifezza. Io l'idea, qui l'emblema sono i social, no? I social sono un meraviglioso modo di interagire, di colloquiare, di stare insieme agli altri e sono anche una gigantesca fogna in alcuni casi, una gigantesca fogna di frasi sconsiderate. La discussione non è ha ragione Umberto Eco o ha torto, la discussione è come tu cittadino sei responsabile dell'utilizzo dei social e come tu politico aiuti, perché... Non è colpa dei social, no, certo che no. È colpa tua se non sei in grado di farti controllare, di farti verificare. Insomma, io sono innamorato dell'innovazione, la considero una cosa strepitosa, però per arrivare al traguardo bisogna avere la consapevolezza che il traguardo non esiste e che tutte le volte c'è da spostare un gocciolino più in là. Metodo Sergei Bubka.
Senta, a proposito di internet e dei social, dalla prima elezione di Obama, no? Quindi da quando Nate Silver, che era il suo super consulente che analizzava tutti i dati prima delle elezioni, ha contribuito in maniera significativa all'elezione di Obama, appunto, internet è entrata prepotentemente in politica. In Italia c'è un esempio di un partito, il Movimento 5 Stelle, che adesso non voglio entrare nel merito di quello che sostiene o meno, comunque senza internet non avrebbe raggiunto i risultati che oggi ha ottenuto e che continua a ottenere. Presidente, qual è il rapporto giusto che la politica, visto che poi anche lei utilizza moltissimo la rete, qual è il rapporto giusto che la politica deve avere con la rete? Un rapporto di amplificazione del proprio messaggio, di utilizzo per capire cosa vogliono i cittadini, di analisi dei dati? Io penso che i dati siano oggettivamente ciò che di più importante ha una società per il futuro. Cioè, una delle aziende strategiche dell'Italia è sicuramente l'ENI, o l'Enel, o le altre società grandi che tutti conosciamo, ma segnatevi il nome Sogei. La Sogei è la società che gestisce la parte ingegneristica del paese e sulla quale noi investiremo con Diego Piacentini sempre di più. Perché? Perché è la società che ha potenzialmente la più grande analisi delle banche dati e la più forte interazione, è quella che ha fatto la fatturazione elettronica, che ragiona sulla digitalizzazione, la dichiarazione telematica. Dunque, i dati sono fondamentali. E la gestione dei dati e il rapporto tra dati e privacy è un tema straordinario. È un tema straordinario. Vi faccio un esempio. So che qui gioco in trasferta quando parlo di... No, a Firenze in trasferta no. Gioco in casa, però su una cosa che sto per dire gioco in trasferta. Privacy. Quando non facevo il Presidente del Consiglio ho litigato con molti miei amici dicendo che non si poteva mettere il becco e il naso e che bisognava difendere la privacy, soprattutto tesi che credo sia di molti di voi. Spero che sia così. Da quando sono Presidente del Consiglio, mi arrovello, senza aver trovato il punto d'equilibrio, è frizione acceleratore, per chi ha ancora il cambio non automatico a proposito di innovazione, su dov'è il punto di caduta. Vi faccio un esempio. 11 agosto 2016. Nardella e tutta la giunta di Firenze, il vice sindaco, la Presidente del Consiglio Comunale, sanno che l'11 agosto per noi è un giorno di festa a Firenze. È il giorno della liberazione, il giorno in cui fu suonata la campanella. A Roma, questo 11 agosto, è stato un giorno di paura, di preoccupazione. Nessuno si è accorto di niente. Perché? Alle 24, mezzanotte e 40, su Facebook, una persona che a noi non risultava radicalizzato, ma che i nostri servizi sapevano essere in qualche modo in contatto con alcuni ambienti, posta su Facebook delle immagini di martiri o di presunti martiri del jihadismo. Cioè, inizia a scrivere i nomi di quelli che si sono ammazzati, fatti saltare in aria. Nome, foto, data di morte. E poi mette per ultima la sua foto, il suo nome, con scritto 11 agosto 2016. Quando noi, in un servizio di monitoraggio intelligente, che facciamo? Ci rendiamo conto di sta roba, non sapendo... E nel frattempo il telefonino di questo risulta staccato per ore. L'ultimo, mezzanotte e 40. Voi capite che può succedere tutto. Dalle prime ore del mattino fino a mezzanotte ci sono 18, 17, 16 ore... E la nostra struttura ha avuto un gigantesco stress test. È una cosa difficile da gestire, ma attraverso la qualità dell'azione delle nostre forze dell'ordine, dei nostri servizi, della nostra intelligence, noi siamo riusciti a risalire, anche controllando i vari
le varie tracce modello Pollicino che su Facebook e sulle connessioni erano state lasciate, e abbiamo trovato una persona che era collegata a questo. Le forze dell'ordine hanno fatto irruzione, si sono fatte accompagnare e ha detto: non vi preoccupate, so io dov'è. Hanno portato, e questo era un mitomane alterato sotto effetto. Io vi domando, finché siate quelli che fanno gli esperti, i cyber tecnici, è un film. Quando siete il Presidente del Consiglio dei Ministri responsabile della sicurezza del Paese, quello è uno stress test. Io alle 19.42, quando mi hanno dato la notizia... Però questo succede anche nel mondo analogico, cioè voglio dire, procura d'allarme è procura d'allarme. Non c'è dubbio. La mia domanda è: dove sta il limite al controllo della singola persona e all'intrusione? Vale anche nel mondo non virtuale, nel mondo analogico, perché nel momento in cui io sento dire da una telefonata anonima che adesso faccio saltare in aria, è chiaro che devo andare a prendere e devo controllare in tutti i modi la persona che se ne occupa. Ecco, l'ho fatta lunga per dire che cosa? Che la gestione dell'aspetto securitario è molto complicata e richiede, famosa la discussione tra cos'era FBI e Apple per la... che qualcuno ha definito una gigantesca operazione di comunicazione straordinaria, ma è un tema vero. Poi c'è l'altra parte che va della domanda che ha fatto il direttore, quindi questa è la prima più istituzionale, il governo. Poi ce n'è una più politica. Obama è stato il numero uno. Prima di lui ricorderete probabilmente le primarie del 2004 negli Stati Uniti, dove Howard Dean... Vi ricordate Howard Dean? Era il candidato dei democratici, era quello più di sinistra, un Bernie Sanders ante litteram come piattaforma, ma utilizzò in modo strepitoso internet, in particolar modo per la raccolta fondi, molto più di quello che fece John Kerry dopo, che comunque poi fece un ottimo lavoro, ancorché perdendo, mi sembra, per l'Iowa, non mi ricordo. Da quel momento è cambiato tutto nel racconto e nella costruzione del rapporto tra internet e politica. 5 Stelle ha fatto una cosa straordinaria. Negarlo è un errore. La rete è diventata un gigantesco collante tra storie diverse che hanno trovato, grazie a 5 Stelle, l'occasione di fare delle proposte. Io non ne parlo male nel modo più categorico. Anzi, dico che su molte cose loro sono stati decisamente più bravi di noi, e su molte cose il PD, ora chiedo scusa se dico una cosa di un partito, ma ho parlato di 5 Stelle, posso parlare del PD, deve fare di più. Certo, il punto vero, come sempre, poi è la concretezza. Se tu dici che c'è lo streaming sempre, devi fare lo streaming sempre, non lo puoi fare solo quando va bene. Allora devi farlo anche quando il sindaco di una grande città va in difficoltà, oppure quando fai le riunioni per affrontare certe questioni. A noi lo streaming, secondo me, noi lo facciamo sempre, no? Siamo in streaming. Anche. Vabbè, no, però lo streaming del PD noi è meno interessante, diciamo, dello streaming di Wired. Io sono convinto che lo streaming cambi le modalità in cui si fa una riunione. Cioè, se tu sei 20 persone e te le dici in un certo modo, è diverso da non essere con 2.000 persone o 20.000 persone o 200.000 collegate. Però è anche vero che il principio della trasparenza deve trovare delle regole di condotta uguali per tutte. Allora, rispetto al modello di 5 Stelle, secondo me loro hanno avuto una grande intuizione che poi, a mio sommesso avviso, si infrange contro una gestione non trasparente della loro comunità, ma quello è un problema loro e che riguarda loro. Ognuno pensi a se stesso. Noi di problemi ne abbiamo tanti al nostro interno, per cui se inizi a parlare di noi, figurati dove arrivo. Il problema però è che sicuramente andrà avanti. Cosa ha fatto Obama nel 2008? I dati. Ha matchato gli indecisi con, e quindi seguendoli sui social, in particolar modo nel 12 con Obama for America, che poi è diventato Organizing for America, gli indecisi, tu sai che scopri che ci sono gli indecisi da convincere e vai su quelli lì, a botta sicura. Però loro hanno anche un meccanismo diverso. Loro hanno 10 swing states, hanno 10 stati in cui se la giocano. In California non gliene frega niente a nessuno. Vanno in Ohio, in Florida,
o in altri stati, e lì Obama ha fatto cose straordinarie. Trump sta facendo un lavoro serio, a proposito, questo punto è un lavoro pericoloso. A proposito di Trump, diciamo che gli ultimi 2-3 anni, ma insomma forse anche andando più indietro, pongono dei modelli che non sono più tanto destra o sinistra. Non le faccio la domanda, esistono ancora destra e sinistra? Più che altro modelli aperti e modelli chiusi. La Brexit, Trump contro Clinton, si sfidano molto su questi temi qui. Anche ieri a Bratislava, insomma, il bisticcio, possiamo definirlo così, che c'è stato, diciamo, il mancato allineamento è anche su questi temi, no? Sul quanto siamo aperti nei confronti dei migranti o meno. Crede che questa sia ormai la dicotomia, cioè più che destra-sinistra, aperti-chiusi? Cioè l'idea di essere aperti in un mondo che ovviamente, almeno dal nostro punto di vista, wired vuol dire connesso, quindi siamo per definizione aperti. Una bella domanda. Non so se ho una risposta neanche io per me convincente, nel senso che questo è un tema sul quale io sto riflettendo molto, ne parlo con i miei amici, con le persone con cui magari qualche sera facciamo qualche chiacchiera per cercare di capire, leggo email, commenti, post, valutazioni varie, perché poi per me la rete è anche andare a scoprire qualche chicca. Certo. Trovi tante schifezze, frasi false, assurde. Io ho ricevuto una volta una telefonata di un mio familiare perché era preoccupato che io fossi ricoverato al Gemelli, perché c'era una notizia di uno di quei siti finti, a parte i commenti sotto, Mori, speriamo tu schianti, e questi simpatici momenti di augurio. Ma la cosa interessante è che trovi delle riflessioni intriganti su questi temi. Poi dico una cosa su ieri, perché ieri è andata un po' diversa. Ma questo tema che tu dici, direttore, è vero, esiste. C'è, l'Economist ha fatto una copertina molto bella su questo, una divisione in due. Il mondo della paura e il mondo della, direi più che dell'accoglienza, del coraggio, del guardare il futuro come un luogo nel quale stiamo meglio. Io sono uno di quelli che pensa che, letto il libro di Alec Ross, è vero, ci saranno un sacco di problemi, un sacco di difficoltà, ci saranno nuovi perdenti, ma ci sarà anche un mondo che andrà sempre meglio. Io sono un progressista da questo punto di vista. Sono contento che ci sia 1 miliardo di persone in meno che soffre la fame negli ultimi 15 anni. Quindi credo che l'innovazione sia una straordinaria occasione di crescita, di bellezza e di ricchezza. Il problema diventa come lo disciplini, come lo declini. E allora, da questo punto di vista, sicuramente le elezioni americane sono interessanti, anche perché... Sono interessanti o le teme? Tutte e due. Tutte e due, perché da un lato sono molto interessanti, dall'altro sono una grandissima preoccupazione. A me preoccupa che il Presidente degli Stati Uniti è il Presidente degli Stati Uniti, c'ha la valigetta con dentro cose significative. Però, nucleare. Ma la cosa più interessante, secondo me, che vorrei che fosse chiara, è che l'Italia può stare dalla parte di quelli che hanno un grande dividendo se sceglie la strada del coraggio. Cioè, se l'Italia smette di rappresentare se stessa come il luogo delle sfighe, come il luogo delle occasioni perdute, ci sono 20 anni di cultura dominante in questo paese in cui l'Italia è sempre il paese da cui i cervelli vanno via, in cui non c'è occasioni di crescita. Non è così. Non è così. L'Italia è fatta da tanti di voi che magari hanno amabilmente sulle scatole la classe politica o il Presidente del Consiglio o i singoli partiti o tutti i partiti, ma è un paese che è pieno di risorse strepitose. Allora, il rischio vero qual è? Prendo un'altra copertina, non Wired, non Economist, ma i vostri colleghi di Time. 2006 o 2007, non mi ricordo, quelli di Time fanno i fighi, a Firenze si dice, mettono in copertina, sapete che tutti gli anni fanno l'uomo dell'anno, no? Ti ricordi? Sì, sì. Mettono in copertina una sorta di specchio. Sì, un computer con il monitor, uno specchio. Uno specchio con scritto you. Cioè, se tu ti guardavi, vedevi, l'uomo dell'anno sei tu. Perché?
perché puoi con le nuove tecnologie essere iperconnesso, interconnesso, fare il giornalista, raccontare. Benvenuti nell'era dell'interconnessione, come era una cosa del genere. Benvenuti nell'era della nuova era dell'informazione. Oh, 10 anni dopo, quelli di Time, 2 mesi fa, hanno fatto una copertina sottolineando come questa grande stagione dell'era dell'interconnessione e l'iperconnessione rischia di essere soccombente rispetto alla cultura dell'odio. Perché talvolta questa stessa tecnologia così spinta ci porta a dare non il meglio di noi stessi, ma il peggio di noi stessi. Pensa a alcune discussioni sui social che tirano fuori il peggio di noi. Allora, e finisco una cosa su ieri. Io penso che l'Italia abbia tutte le condizioni per poter stare dalla parte del coraggio e non dalla parte della paura. È un casino farlo, non è semplice, ci sono sfide da vincere. Io credo che sarà una partita che accoglierà Diego Piacentini e gli altri in modo molto forte dal punto di vista della costruzione dell'infrastruttura che sta alla base. Ma il punto su cui abbiamo discusso ieri non è che noi vogliamo accogliere gli altri no. Il punto su cui abbiamo discusso ieri è qual è l'ambizione dell'Europa. In 40 secondi, cos'è accaduto dopo la Brexit? Ci siamo fatti un sacco di discussioni tra di noi: dopo la Brexit l'Europa deve ripartire. Io sono convinto di questo. E invece che cosa è accaduto? È accaduto che si è fatto un percorso per arrivare al vertice di Bratislava, che a sua volta porterà a un altro vertice, quello di Roma, dove noi avremo la responsabilità di guidare la discussione sul rilancio dell'Unione, dove alla fine ci siamo detti più o meno le stesse cose. Si è fatto un dibattito... Ma si è fatto un passo indietro rispetto a Ventotene? Diciamo che non si è fatto avanti. Ah. Allora, io pongo 2 temi simbolici. L'immigrazione e la crescita. Sono due, potrei parlare di innovazione e banda larga in Germania con i soldi del surplus commerciale, che facciano la fibra e che magari facciano lavorare quindi le varie aziende europee con investimenti veri. No, non entro su questi temi, che pure sono interessanti. 2 temi, immigrazione e crescita. L'immigrazione, vogliamo capire che se è giusto salvare tutti in mare non è possibile accogliere tutti soltanto in Sicilia o in Puglia? Non è una cosa particolarmente intelligente, è la banalità. Allora, o si accetta la tesi italiana che si va in Africa, si fanno gli accordi di cooperazione internazionale, ci si porta lavoro e si bloccano le partenze costruendo occasioni di sviluppo, oppure si dice stiamo perdendo tempo. Se non lo fa l'Europa, lo facciamo da soli. Però l'Europa ha perso un'occasione. Ieri hanno portato un documento in cui dell'Africa neanche si parlava. Allora, noi siamo italiani, siamo generosi, siamo pronti a dare una mano, ma non è che lasciamo che un problema come quello dell'immigrazione esploda per le incapacità europee o per le timidezze europee. E il secondo tema è quello dell'economia. Poi torniamo sull'innovazione, scusami direttore. No, prego. Ma, oh, l'ho fatta io. In questi 5 anni l'Europa ha scelto l'austerity, Obama ha scelto gli investimenti. L'Europa ha perso posizioni e competitività, gli Stati Uniti hanno recuperato posizioni, manifattura e posti di lavoro. La ricetta dell'Europa era sbagliata, la ricetta di Obama era giusta. Non c'è discussione, questo è un dato di fatto. Cioè non è che lo dice il direttore di guardia, il presidente del consiglio, il sindaco di Firenze, lo dicono i numeri, lo dice la realtà. Allora, va bene avere, come giusto che sia, l'attenzione alle regole, noi rispettiamo le regole, noi sì, quindi lo dice uno che sta rispettando le regole europee, però possiamo dire che queste regole non funzionano e quindi lavorare per cambiarlo, oppure bisogna far finta di nulla e fare la foglia di fico agli altri? Io non sono fico e non sono una foglia e non credo che sia logico che l'Italia si presti a far finta di nulla quando le cose non migliorano, quando le cose non vanno avanti. L'Italia vuole più Europa, ma vuole un'Europa diversa e su questo ci facciamo sentire. Senta, abbiamo quasi finito, ultime 2 domande. La prima, che è un po' un proseguimento di questa risposta qui, è
tema della crescita. Non voglio entrare sullo 0,5, 0,6 perché tanto stiamo parlando di appunto 0 punto. Lei ha più volte detto che anche fosse lo 0,7 la crescita comunque non sarebbe soddisfatto. È possibile che questa crescita passi molto per innovazione? Perché poi se vediamo i paesi che sono cresciuti di più, ecco, per dire qualcosa di concreto che non è una cosa solamente per nerd, sono quelli che hanno investito di più sulle nuove tecnologie. Che sono d'accordo. Anche noi. La crescita non è granché, punto. Il fatto che stiamo andando meglio di prima non è consolante. Prima si andava malissimo, ora si va benino. Prima, 2012, crescita meno 2,3%, governo Monti. 2013, meno 1,9%, governo Letta. Che si faccia più 1 quest'anno o più 0,8, 0,7, 0,9, 1 e 2 è meglio di prima, ma è meno di quello che io vorrei. Perché secondo me la crescita alla quale noi dobbiamo tendere è il 2% come riferimento. Certo. E ancora si allontani. Può aiutare l'economia digitale? Sì, ma permettetemi di dire che tutte queste discussioni hanno un senso se siamo molto seri tra noi stessi. Cosa serve? Uno, concretezza, la banda larga. Noi andiamo verso una società che si misura in giga, se bastano. Però intanto mi accontenterei. Vabbè, tanto io, no? Tutto sommato. Questa società ha bisogno di investimenti in banda larga. Noi li abbiamo sbloccati, ma ci abbiamo messo un anno soltanto a fare i bandi. Per come funziona la burocrazia, che nel frattempo stiamo cercando di semplificare. Questo tipo di investimento, 2 miliardi di euro, avrà una ricaduta banalissima all'inizio nell'economia. Lavoreranno gli elettricisti. Voi ridete, ma lavorano gli elettricisti. Ed è fondamentale che lavorino le piccole e medie imprese degli elettricisti, gli artigiani, per i quali stiamo cercando di abbassare le tasse perché sono strozzati. L'inizio è quello, ma la vera novità è che poi con la banda larga, vera, tu hai un sistema totalmente diverso verso l'industria 4.0. E l'industria 4.0 porta ad investire da un lato sulla robotica, sull'intelligenza artificiale, ma dall'altro ha bisogno che ci siano investimenti su che cosa? Le università e i centri di ricerca. Noi abbiamo fatto alcuni accordi. A me quelli che dicono abbiamo fatto il piano fanno morire dal ridere. Io dico, abbiamo preso Amazon, abbiamo fatto centinaia, anzi migliaia di posti di lavoro in alcuni luoghi, ma l'investimento più importante è a Torino, parte con 25 persone, 20 mi pare, sono 20 ingegneri e il centro sull'intelligenza artificiale che fa Amazon. Apple, tutti a dire, ah ma sono i corsi e non sono i posti di lavoro. È fondamentale che, come Jeff Bezos abbia scelto Torino, Tim Cook abbia scelto Napoli. Io, per essere chiari, quando gli ho portato le città, non gli ho portato quelle governate dal PD o, a mangiare l'ho portato a Firenze, mi perdonerete per diciamo, l'evidente conflitto di interessi. E Nardella gli avrà chiesto, immagino, di tutto, perché poi l'ho lasciato con Nardella, Bezos non so cosa gli avrà chiesto. Nardella poi passa dopo a chiedere il conto e l'ha fatto giustamente, facendo il sindaco e facendolo bene. Però il problema vero che c'è è che noi abbiamo dato delle città che avessero una storia. Torino ha sull'università, il Politecnico e non solo il Politecnico, un'eccellenza straordinaria. Napoli deve essere accompagnata, grazie all'università, alla Federico II, me ne frega niente se ci sono sindaci di colori diversi. L'importante è che queste città ci facciano fare bella figura, perché 60, 600, saranno 6.000, saranno realtà dell'indotto, posti di lavoro. L'Expo, nell'area post-Expo, ci facciamo un grandissimo centro a livello internazionale con Cingolani e con gli altri, che tenga insieme Big Data e scienze della vita. Guardate che questa è una frontiera enorme. Scusami direttore se mi accaloro, ma questo è il futuro, il collegamento tra qualità della vita, longevità. Si vive in Italia più che dalle altre parti del mondo, solo in Giappone vivono un po' di più, ma ora si ripigliano anche loro. Cioè, non voglio augurare la morte ai giapponesi, però
allunghiamo noi. Però di siamo competitivi, quindi. No, diciamo, gli giapponesi sono amici, poi vengono tutti a Firenze. Allora, qualità della vita, scienze della vita, big data, medicina, investimenti in innovazione farmaceutica, ma qualità dell'invecchiamento. Su queste cose noi abbiamo una leadership mondiale. Allora, attraiamo le grandi università internazionali, ma portiamo anche le nostre università. Su tutti questi lavori che stiamo cercando di fare, io credo che ci debba essere la consapevolezza che tra 10 anni questi faranno fare la crescita del PIL. Ma oggi sono solo soldi che vengono spesi, non fanno PIL per il momento. Ultima domanda. La politica ha sempre avuto un rapporto abbastanza, insomma, diverso a seconda poi delle aree di appartenenza con il futuro. Pensiamo per esempio ai due grandi modelli del secolo scorso, il capitalismo e il socialismo. Da una parte c'era il capitalismo che aveva un rapporto col futuro molto più immediato, cioè sfruttava le innovazioni, le tecnologie per creare produttività, benessere. Il socialismo aveva un rapporto con il futuro talmente buono tanto da dimenticarsi spesso il presente. In un'epoca in cui si chiede tutto e subito, cioè le tecnologie digitali fanno questo perché i cittadini vogliono tutto e subito, se il sindaco di Roma non mette in piedi tutto e subito è un disastro, se il presidente del consiglio fa altrettanto è tutto un disastro, senza conoscere che poi appunto ci servono dei tempi. Qual è il giusto rapporto, il giusto equilibrio che la politica deve trovare con il futuro? Cioè, da una parte appunto assicurare il benessere delle prossime generazioni pensando anche già a quelle che ci sono oggi. È una domanda bellissima e difficilissima. Snapchat è fantastico perché dopo quanto? 24 ore? Via. Non c'è traccia. È una cosa che non rimane. Poi tu hai una ragazza, 31 anni, che si ammazza perché non riesce a cancellare un video che ha fatto. Il tema del rapporto tra velocità e, se vuoi, anche liquidità, come possiamo definirla? Certo, certo. E eternità delle tracce che noi lasciamo grazie alla innovazione e alla rete è un tema fantastico, eh? È un tema che mette insieme filosofia del diritto, sociologia, antropologia, cioè, io non lo so qual è la vostra impressione, ma è un problema vero, non entro sulle vicende locali, io spero che il sindaco di Roma governi bene e noi, ho detto tutti i miei, secondo me noi non dobbiamo attaccare il sindaco di Roma se ha dei problemi, dobbiamo dirle, noi siamo qui pronti a dare una mano. Poi naturalmente speriamo che tutti abbiano lo stesso atteggiamento nei confronti degli altri, senza avere due pesi e due misure, ma noi non attacchiamo il sindaco di Roma. Quindi non mi interessa buttarla in politica, ragioniamo nella sostanza. Io oggi ho un mondo in cui posso essere Snapchat e posso essere condannato all'eternità digitale, con tutto ciò che ne consegue, perché magari è memoria positiva e magari è un errore fatto a 15 anni, 16 anni, 20 anni, quanto è importante educare alla responsabilità, questo sempre, tanto la rete ti tira fuori la parte peggiore talvolta, ma anche la parte migliore, che è quella della responsabilità personale. Allora, siccome non voglio farla lunga, direttore, nella risposta, ma è difficile capire qual è il confine giusto. Io penso al mio governo e dico, cos'è che resta di quello che noi abbiamo fatto? Cioè, domani mattina me ne vado. C'è qualcosa che resta e qual è qualcosa che non resta? Sicuramente modello Snapchat, se ne vanno tutte le polemiche quotidiane, le discussioni di quelli che prima la pensano in un modo, poi siccome tu la pensi così la pensano in un altro, questo svanisce tutto, come lacrime nella pioggia, avrebbero detto i futurologi di un tempo che guardavano il film più bello del mondo, che è Blade Runner. Siamo vecchi. Dall'altro però c'è un tema che resta, il fatto che in Italia ci sia una legge sui diritti civili è un qualcosa che nessun Snapchat mi cancella. Il fatto che ci sia oggi, era la conferenza nazionale sulla disabilità, una legge sul dopo di noi, cioè se io ho un figlio disabile, questo figlio, se io muoio, se io e mia moglie moriamo, ha un futuro. Guardate che a chi non ha un parente disabile può sembrare una
banalità, ma è una delle cose più grandi che noi abbiamo fatto. Cioè, modello Snapchat, questa non è Snapchat, questa resta. Poi ci sono tutte le discussioni, le varie riforme che sono più d'attualità di cui non parliamo. Io credo che sia fondamentale avere consapevolezza che la politica è il più alto servizio che tu puoi fare alla tua comunità. E quindi che devi prenderti, se decidi di farla, del tempo, che vuol dire non essere Snapchat e non fare la comunicazione volante che poi svanisce, ma non essere nemmeno eterno. Quando io dico rottamazione dico che tu puoi fare due mandati, non come direttore, se vuoi fare il Presidente del Consiglio al massimo due mandati e poi a casa. Questo meccanismo è un meccanismo che ti costringe a usare un determinato periodo di tempo per gestire la cosa pubblica, per fare politica con la P maiuscola in modo bello, autentico. Io ve lo auguro, nel senso io vi auguro di avere un periodo di tempo in cui voi possiate servire nelle forme che riterrete la vostra comunità territoriale, con tutti i partiti che volete, con destra, sinistra, sopra, sotto, movimenti, tutto quello che vi pare, ma con questa consapevolezza. E può sembrarti strano, direttore, che lo dica chi in questo momento è impegnato in una battaglia, no, per ridurre il numero dei politici. Sì, io sono per ridurre il numero dei politici, ma questo non significa essere antipolitici, significa restituire alla politica il gusto di fare cose che non siano fugaci e che si perdano nel tempo, ma che abbiano una loro solidità e consistenza. La rete da questo punto di vista è uno straordinario, è una straordinaria potenzialità e una straordinaria opportunità. Ok, Presidente, prima di salutarla, a proposito di quello che ognuno fa per la propria comunità, Wired nell'ultimo anno e mezzo ha condotto una battaglia. La battaglia è quella di chiedere, con una petizione che abbiamo lanciato su change.org al governo, di porre la giusta attenzione nei confronti del tema dell'amianto. Noi abbiamo fatto una mappa più completa possibile di tutti i siti che oggi contengono ancora amianto, che ancora oggi produce circa migliaia di vittime ogni anno ed è un costo sociale di circa 500 milioni l'anno per il Paese. Io, se me lo permette, allora non aspetta un secondo, solamente questo, aiuto, scusate. E questo, allora, questa è la petizione che noi abbiamo fatto, gliela consegno, rivolta a lei e al Ministro Galletti. Le firme sono 70.000, erano 2.000 pagine stampate. Siccome siamo Wired, io gli ho fatto la chiavetta e quindi la mettiamo, quelle le trovo tutte dentro. Le chiedo la cortesia di porre un'attenzione particolare. Quando ho incontrato il sindaco di Casale Monferrato e i lavoratori del Irpini, di una zona, ahimè, particolarmente colpita, ci siamo presi dei primi piccoli impegni, sia per restituire dei denari a quella collettività, sia per augurare a quella comunità un buon lavoro. Sai che sabato scorso hanno inaugurato un parco straordinario, dedicato alle vittime dell'amianto e comunque impegnandosi a che questa battaglia continui. Quindi volentieri vi ringrazio della petizione e prenderemo le 70.000 firme e cercheremo soprattutto di lavorare perché ci sia il finanziamento nazionale al piano nazionale contro l'amianto che se non sbaglio fu lanciato proprio a Casale per ovvi motivi, motivi legati a Casale Monferrato. Quindi vi ringrazio anche per questa battaglia sociale che state facendo e che ci vede d'accordo. Grazie a lei. Ringrazio il Presidente del Consiglio, buon lavoro, ne ha bisogno lei, ne abbiamo bisogno noi. Grazie. Matteo Renzi, Presidente del Consiglio, proseguiamo col Wire Next Fest. Grazie.